Grazie Presidente, grazie perché, come dire, in maniera direi molto puntuale riesce a svolgere il suo lavoro sempre anche nell'imbarazzo generale, devo dire, perché effettivamente ci saremmo aspettati qualcosa di più, visto che si interviene anche pesantemente su come ripianare di fatto un buco di bilancio. Dopo il buco di massa, ora siamo, come dire, al buco payback, no? Questo è un po' il senso. Siamo in un piano di rientro interno per evitare un piano di rientro commissariale se non si approva questa variazione di bilancio entro il 31 di maggio. Quindi sono questioni di grande significato, di grande lavoro, di grande preoccupazione. Io ancora, per esempio, non ho capito perché in commissione, in terza commissione, ho fatto questa domanda specifica di questi 40 milioni citati come copertura finanziaria della proposta di legge di oggi, importo tratto da fondo di riserva, come indicato nella relazione illustrativa. Sono gli stessi del bilancio di previsione 2016-2018. Ho fatto questa domanda. Sono accantonamento per il patronage concesso dalla Regione a fronte dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti dal Servizio Sanitario Regionale. Mi è stato detto di no, perché essendo garanzia su questi mutui, ma poi mi è stato detto che in realtà non erano 40 milioni, ma erano 6 milioni e mezzo. Io qui ho in realtà la delibera che dice che questo fondo sanitario regionale, pari a 40 milioni, rappresenta l'accantonamento per il patronage concesso dalla Regione a fronte dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti. Poi i 6 milioni e mezzo ci sono come fideiussiari, ma esclusivamente per le garanzie prestate per l'interposto toscano Vespucci e per l'autorità portuale di Piombino. Quindi ancora non l'ho avuta questa risposta, perché se fosse così, che sono soldi che servono come patronage e come garanzia a fronte dei mutui, forse non si possono neanche utilizzare. Io questa è una domanda che faccio e la ripeto in consiglio, visto che questa domanda l'ho fatta anche in commissione e la risposta non è stata soddisfacente. Siamo di fronte a una regione, un PD, un Rossi, una Saccardi che ci raccontano che noi abbiamo bilanci certificati, conti in ordine e poi ci accorgiamo che siamo continuamente a fare delle bizzarrie alchemiche rispetto ai bilanci. È una cosa incredibile. È in grave difficoltà la nostra sanità, lo sappiamo, ci sono criticità di tutti i tipi. È una difficoltà sempre più pressante. Tutti i giorni siamo in difficoltà, le liste d'attesa che aumentano, i ticket, i pronto soccorsi che sono congestionati, non passa giorno che nei nuovi ospedali non ci sia qualcuno che aspetta ore e ore e denuncia questo, non passa giorno che i medici, gli operatori dentro gli ospedali critichino il modello per intensità di cure, non ce la fanno più, sono sotto stress, ci sono falle strutturali, cliniche negli ospedali. Gli ultimi casi sono quelli che hanno coinvolto il rischio clinico. Sto citando, attenzione, sto citando tutti i capitoli che si intende svincolare per ripianare questi 115 milioni. Il rischio clinico, le liste d'attesa, i pronto soccorsi, gli eli soccorsi. Ci sono delle falle gestionali incredibili. Astaldi vende. C'è un'interrogazione. Cerchiamo di capire. Speriamo che sia un tentativo di vendere la Fontana di Trevi, come qualcuno ha detto. Io lo spero, perché se no veramente non siamo stati capaci di tutelare neanche le strutture sanitarie recentemente costruite. Si rischia lo sfascio. Il servizio sanitario in Toscana non solo non assicura snellezza e efficienza di prestazione e servizi, ma non pone nemmeno le premesse per realizzare quel cambiamento culturale, organizzativo e gestionale che dovrebbe riportare al centro la persona, il cittadino bisognoso di cure.
E noi che cosa facciamo? Facciamo operazioni di bilancio. Per Rossi e Saccardi, state facendo davvero impallidire i toscani? Per Rossi e Saccardi è più facile tagliare che amministrare con coscienza e responsabilità. E di nuovo si taglia su vincoli importanti che dovevano migliorare il rischio clinico, le liste d'attesa. Ma ragazzi, è una cosa, come dire, intollerabile. È intollerabile. 230 milioni, siamo la maglia nera in Italia per la spesa farmaceutica. Quindi abbiamo fatto i conti senza l'oste. 230 milioni sono una cifra immane. È un tetto che la Toscana ha superato e per metà doveva essere rimborsato dalle aziende farmaceutiche. Guarda caso, 2 giorni fa Renzi era con i big delle aziende farmaceutiche qui all'Accademia. È un caso? È un caso? Ma speriamo, speriamo di no, speriamo che davvero, come Bugli ha detto, si tratta di una partita di giro, che poi i soldi arriveranno, questi 115 milioni, quindi potremmo rivincolarli successivamente. Però siamo, come dire, siamo davvero in un contesto in cui si naviga a vista, di nuovo, un'altra volta siamo a navigare a vista. È una cosa che non è sopportabile. Io credo che non ci sia stata la capacità, di governare e contenere la spesa sanitaria. Non a caso siamo al primo posto anche sulla spesa per gli antidepressivi in questa regione. Se si continua a amministrare così, a voglia te, se i cittadini diventano depressi, sempre di più. Sarà mica, anche un dubbio che io mi pongo è questo, non sarà mica che poi questo problema dei conti che non tornano sia un problema vostro, del PD, in cui c'è uno scontro politico precongressuale, per cui le anime, come dire, qualche volta, naturalmente rischio a volte di esagerare nelle affermazioni, questo sì. Però non sono un tecnico e pertanto mi limito a domandare all'assessore se quanto sta succedendo non possa quasi configurarsi come un falso in bilancio. Possiamo soltanto, senz'altro, sostenere, però, forse non è un falso in bilancio, ma possiamo senz'altro sostenere che l'iscrizione a bilancio di 115 milioni di euro è avvenuta senza la necessaria pezza d'appoggio. Una scelta che al minimo la possiamo definire poco prudente, anche perché la Regione ha ritenuto di iscrivere 115 milioni di euro come se fosse certa di averli e invece non ce li aveva. La Giunta corre così ai ripari, raschiando miserevolmente il barile già vuoto delle casse pubbliche. Per evitare il commissariamento toglie soldi ad anziani e disabili, alla non autosufficienza, alla vita indipendente, alle cure per i più bisognosi. In questo sciagurato e irresponsabile modo di procedere, tenta di recuperare soldi necessari per coprire il nuovo disavanzo. Ma non può recuperare, secondo noi, e dovrebbe pensarci un attimo, non può recuperare fino in fondo la propria dignità, perché le promesse da campagna elettorale, aiuti ai più deboli, ai bisognosi, vengono con questa manovra clamorosamente smentite. Il PD ogni giorno si sciacqua la bocca rispolverando frasi che inneggiano all'uguaglianza sociale, a una ridistribuzione della ricchezza, all'aiuto per gli emarginati, per gli esclusi. Nei fatti si dimostra un vero e proprio oppressore sociale. E questa è la dimostrazione quando va a svincolare tutto questo, svincolare i fondi destinati ai più deboli. Con uno squallido colpo di penna, la giunta di sinistra toglie ciò che ogni partito di sinistra si vanta di voler tutelare, i più deboli socialmente. E lo fa consapevolmente, è consapevole che sta portando la sanità verso la privatizzazione. Di nuovo, siamo a questo, verso una sanità che solo i più facoltosi potranno permettersi. L'incapacità di governo della sanità regionale la pagano i cittadini più deboli, di nuovo, ancora una volta. E questo è aberrante.